Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, ciao cari! Oggi non c'è questo mio solito entusiasmo come tutti i video, perché? Perché l'avete letto dal titolo e anche dalla situazione che c'è in questi giorni, diciamo soprattutto oggi, è venuta a mancare, come sapete, la regina Elisabetta II. E quindi ragazzi, oggi in questo video innanzitutto voglio porgere le mie condoglianze a tutta la famiglia reale che ci sta guardando. E oggi vi dirò alcune curiosità che magari forse voi non sapete sulla regina Elisabetta, oltre al fatto che essere proprio aver accompagnato intere generazioni con i suoi 70 anni di trono. E quindi oggi vi dirò alcune sue curiosità, ma non prima che vi siete, ragazzi, ve lo dico anche oggi perché ve lo dico così con la voce proprio spezzata: iscrivetevi al canale, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate, poi tutto quello che dovete fare sempre, mi raccomando ragazzi, mi raccomando, eh. Quindi oggi, per omaggiare questo giorno speciale dove la nostra carissima regina Elisabetta ci ha lasciati, oggi ragazzi vi dirò alcune sue curiosità che probabilmente voi ancora non sapete. Quindi ragazzi, iniziamo dalla prima curiosità, che come sappiamo, come sapete ora, la principessa Elisabetta è nata il 21 aprile del 1926 ed è salita al trono il 6 febbraio del 1952, ragazzi, a soli 25 anni. E già qua, ragazzi, salire al trono all'età di 25 anni, ragazzi, è tanta roba. Però va bene, le curiosità ve le dico ora, perché ragazzi dovete sapere che non era destinata al trono. Esatto, sì ragazzi, non era destinata al trono, perché ragazzi era un reale minore. Infatti tutto cambiò soltanto dopo la morte di re Giorgio V, suo nonno, che nel 1936, il successivo nella linea di discendenza reale era suo zio Edoardo VIII, che però abdicò dopo un anno per sposare la sua compagna americana Wallis Simpson, ragazzi, che non è quella di Springfield, perché non credo sia quella di Springfield, credo. E quindi, non avendo figli, andò in linea di successione il padre di Elisabetta II, re Giorgio VI, che poi quando morì ovviamente salì al trono Elisabetta II, che tutti conosciamo. Quindi ragazzi, nulla è perduto nella vita, tutto è possibile, anche se dici ma no, ma non è possibile, sta cosa deve succedere così così. E invece ragazzi, tutto è possibile, la regina Elisabetta II ne è la prova, ragazzi. Seconda curiosità: che voleva andare in guerra, ragazzi. Quando scoppiò la seconda guerra mondiale, voleva andare a tutti i costi in guerra. Cioè tu dici a guerra io non ce vado, c'ho paura. No, Elisabetta II c'aveva a due palle così, e voleva andare in guerra, voleva andare, sì, perché per aiutare tutto il suo esercito, capito? Però ovviamente ragazzi, essendo una reale di poco più di 14 anni, sì, a 14 anni voleva andare in guerra, vabbè. Quindi iniziò dalla radio, ragazzi, era una speaker radiofonica. Sì, era la principessa II, era una speaker radiofonica. Ve la immaginate a 14 anni a fare lo speaker radiofonico, un po' come fanno ora i TikToker che stanno in alcune radio così, che boh. Però la principessa Elisabetta II iniziò facendo lo speaker radiofonico, e quindi tenendo compagnia a tutte le truppe inglesi, diciamo, facendo delle trasmissioni radiofoniche per sollevare il morale alle truppe inglesi. E non contenta, dopo un po' si unì persino al Women's Auxiliary Territory Service. Non so se l'ho detto bene, probabilmente non l'ho detto per niente bene, però si unì a questo gruppo che supportava le truppe britanniche, quindi sul fronte, e si formò come autista e meccanico di camion a soli 18 anni. Eh sì ragazzi, a soli 18 anni
Era autista e meccanico di camion, cosa che io a malapena riesco a cambiare la batteria alla mia macchina. Però vabbè, è così, ragazzi. E infatti è stata l'unico membro della famiglia reale femminile ad essere entrata nelle forze armate ed è l'unico capo di stato ad aver servito durante la seconda guerra mondiale. Me coglions, ragazzi. Quarta curiosità, invece, che la sua incoronazione in diretta televisiva è stata ripresa, sì, è stata fatta, ma contro la sua volontà. Questo, ragazzi, perché? Perché la regina Elisabetta, notoriamente molto timida, non voleva che fosse ripresa questa incoronazione, tant'è vero che persino durante il suo matrimonio, vietò di fare delle foto. Ma una commissione di incoronazione presieduta dal principe Filippo, raggiunse un accordo, cioè che, potesse essere ripreso in diretta televisiva, ma ad una condizione che le telecamere fossero state in un piccolo angolino lontano nell'abbazia di Westminster e che non fosse stato, fatto nessun primo piano alla regina Elisabetta, ma soltanto inquadrature, grandi in largo. Ecco perché, non si vedono molti primi piani, non si vedono primi piani della regina Elisabetta durante l'incoronazione, ma quello che si vede è tutto frutto di questa grande inquadratura che è stata l'unica possibilità per far vedere a tutti. Perché? Perché la regina Elisabetta diceva che, insieme anche ad altri che sostenevano la sua tesi, trasmettere l'incoronazione alla gente comune per far vedere questa incoronazione in diretta televisiva possa in un qual modo infrangere le regole e la tradizione dell'alta società britannica. Invece, ragazzi, come sappiamo, possiamo guardare questo video di incoronazione grazie al principe Filippo e questo piccolo accordo che ha preso, diciamo. Quinta ed ultima curiosità che la regina Elisabetta ha partecipato, ha avuto una parte insieme a James Bond. Sì, ragazzi, ha avuto una parte insieme a James Bond e ha recitato insieme a Daniel Craig in una scenetta per aprire le Olimpiadi del 2012. E questo perché? Perché il regista del film originariamente aveva chiesto il permesso alla regina e a tutto il regno, diciamo, di poter utilizzare l'immagine della regina come controfigura, come ricostruzione, diciamo, e invece la regina ha rifiutato categoricamente di essere usata come immagine da qualcun altro, ma disse: no, tu la mia immagine non la usi, al massimo vengo io direttamente a partecipare nel film. Hai capito la regina? Anzi, la regina si dice che abbia insistito parecchio per avere proprio una parte da protagonista, quindi oltre alla sua partecipazione, come se non fosse una cosa eccezionalmente grande, diciamo, ha chiesto proprio di partecipare come protagonista al film di James Bond, che ovviamente però è stato lasciato solo questo piccolo cameo, diciamo, insieme a James Bond. Diciamo, e tutti ne siamo contenti. Hai capito, regina? Voleva partecipare insieme a James Bond, magari diventare la nuova James Bond Lady. Non lo so, però ci sta, ragazzi. E la regina è furba, è proprio James Bond. Va bene, ragazzi, noi la regina la ricorderemo tutti quanti così bella, sorridente e con tanto sole, tanta allegria che ci porta. E condoglianze vivissime a tutta la famiglia reale. E noi invece, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video. E la regina per sempre nel cuore di tutti noi. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao cari!